Pesce. Finale, siamo in finale. Siamo in finale, 22.000 punti, quindi tanta roba. Mega recupero. Grande. Grandi ragazzi, oggi siamo al lago rifugio di pesca di Travedona Limonate. Ci sarà una gara a trotarea e questa sarà anche l'occasione di conoscere Matteo Carolo, il gestore di questo lago, che ha iniziato questa passione qualche anno fa e adesso è riuscito a partecipare anche ai mondiali, dove l'Italia è arrivata secondo in mondiale di trotarea, e quindi tra poco lo andremo a conoscere. Allora ragazzi, come vi dicevo, siamo qui con Matteo. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Che con la sua famiglia gestisce questa struttura, il rifugio di pesca, già da qualche anno. Esatto. E che ha iniziato anche lui a appassionarsi alla trotarea fino ad arrivare ai massimi livelli e entrare nella nazionale italiana di trotarea e andando anche al mondiale, dove l'Italia poi è arrivata seconda anche grazie a Matteo. Quindi anche per chi vuole iniziare questa disciplina, ci facciamo raccontare da Matteo proprio come ha iniziato e come è riuscito ad arrivare fino a questi livelli. Vabbè Andre, sicuramente il tutto è partito per gioco, ok? Fino al 2018, prima della pandemia, le prime canne, le prime esche, conoscenza pari a zero. Il mio approccio è stato molto semplice, domandando a chi era più, diciamo, esperto, cosa andava, cosa funzionava, cosa non funzionava, e sperimentando tante cose, quindi banalmente iniziando a comprare e a rivendere i primi artificiali, le prime canne, i primi mulinelli, e ovviamente sempre un pochino crescendo e migliorando il proprio materiale, diciamo. Come tutti, si parte con una cannetta, quattro spoon, dopo si capisce che cosa è meglio, cosa ci piace usare, è una cosa molto soggettiva come pesca. Infatti chi prova il trotare capisce subito che possono essere diversi approcci nello stesso identico momento, e molte volte questa propria cosa fa la differenza, quindi cambiare approccio, avere una visione diversa dagli altri può fare la differenza. Con la mia famiglia gestiamo un laghetto da tantissimo tempo, nel periodo invernale lo riusciamo a convertire alla pesca alla trota, principalmente nei weekend, perché più o meno tutti quanti abbiamo degli altri lavori. Riusciamo sabato e la domenica a concederci del tempo, di solito apriamo soprattutto su prenotazione, quindi banalmente con una chiamata, oppure per delle gare sabato o la domenica, ecco. Quindi anche per chi volesse iniziare a questa disciplina, a provare e avere dei consigli. Esatto. da un esperto, vi conviene passare. Vi consigliamo, ecco. Esatto. di passare da Matteo, specialmente chi abita da queste parti. Qui siamo a Travedona, vicino. Sì, siamo Varese, in provincia di Varese. Esatto. Quindi posto anche comodo. 40 minuti anche da Milano, in realtà, in un attimo si arriva. E speriamo che appunto ci siano anche più appassionati che ci raggiungono in questa disciplina. Però adesso qualche volentieri domanda ancora su Matteo, ci facciamo spiegare. Vai. Un po' come è riuscito ad arrivare fino al mondiale, no? Perché è stata introdotta da qualche anno la, esatto, la FIPSAS, la trotare è diventata una disciplina della FIPSAS, quindi ci sono dei campionati italiani, adesso anche regionali, fino ad arrivare al campionato italiano, che porta poi i pescatori a essere selezionati per la nazionale. Ma qui raccontaci un, esatto, po' meglio anche come funziona il club azzurro. Okay. Eccetera. Allora, brevemente, il tutto parte a maggio del 2021, quando abbiamo fatto le qualifiche per il primo campionato italiano che si è svolto a Teramo, e il sogno realmente è nato lì, perché quando veramente eravamo in 108 non ci si era mai confrontati tra nord e sud nelle varie regioni, salvo qualche gara più o meno importante, ma non c'era mai stato un vero e proprio confronto tra tutti quanti. In quell'anno lì, in quell'occasione, mi ero qualificato quarto, a un passo dalla nazionale, perché si qualificavano i primi tre e due vengono definite scelte tecniche, quindi il CT, commissario tecnico, sceglie due persone che lui conosce solitamente per rappresentare la nazionale.
Nel 2022 abbiamo fatto il primo club azzurro, sostanzialmente dopo la finale di un italiano venivano prese le prime 24 persone e poi venivano messe in un laghetto e si sfidavano in una gara a parte. Anzi, in realtà è una serie di gare, sono 6 gare in 2 giorni, nel quale veramente gli agonisti vengono spremuti all'osso. Ok, e vedi il talento di ognuno, ecco, forse talento un po' riduttivo, cioè si riesce ad adattare meglio alle diverse situazioni di le pesca, caratteristiche, ecco, di ognuno. E diciamo che tra questi 24 pescatori c'era la creme della creme del trutare, e in più c'erano anche altri agonisti che arrivavano da altre discipline, dal torrente alla trota lago eccetera, però comunque tutti pescatori di un certo livello. Nel 2023 invece mi sono qualificato come quarto al club azzurro e quindi sono stato una delle scelte tecniche del CT Stefano Branciari. A novembre del 2023 siamo andati in Lituania, precisamente a Vasanknos, che è in confine con la Lettonia. In una gara che è durata 2 giorni ci siamo poi alla fine qualificati secondi soltanto ai padroni di casa, ai lituani. Quindi una grandissima soddisfazione per me, sia per il risultato ma soprattutto per aver potuto rappresentare il nostro paese e tutto quanto, in realtà un gruppo di amici, perché la Trutara in realtà in Italia secondo me è un gruppo, un grosso gruppo di amici, cioè è proprio questo. La cosa principale non sono tanto i risultati ma proprio il rapporto che ci lega, anche il passare una bella domenica assieme è secondo me molto più importante, ecco, dei risultati. Grandissimo Matteo, che in quel mondiale hai fatto... Siamo andati in top 10, no, non se non sbaglio. Esatto, nei primi 10 al mondo, esatto. Quindi tanta roba, uno dei primi della nazionale italiana, che è arrivata appunto seconda, e ci auguriamo poi di tante nuove avventure. E appunto chi vuole iniziare ha la possibilità poi di, chissà, magari un giorno raggiungere la finale italiana e chissà ancora. Quindi avvicinarvi a questa passione, che è veramente bello stare in mezzo alla natura, e poi il clima di amicizia che c'è, di divertimento. Secondo me è la cosa fondamentale. E poi Matteo al rifugio di pesca ogni tanto organizza delle gare come quella di oggi, poi mettiamo qualche immagine anche della garetta di oggi, e quindi vi aspettiamo qua a pescare. Certamente, certamente. Grandi. È stato sempre un piacere. Spettacolo. Alla prossima. Ne approfittiamo per chiedere anche qualche consiglio per iniziare magari con la pesca a spoon, che è la prima che si affronta quando si compra una canna da trotare e i primi spoon. Allora, secondo me la prima cosa è sicuramente capire dove staziona il pesce. Ok, in base a questo possiamo andare a stare nella strike zone, proprio nella zona dove il pesce staziona, per più tempo possibile. Se riusciamo a capire questa cosa, diamo sicuramente una marcia in più. Nel periodo invernale, salvo qualche eccezione, nella maggior parte dei casi il pesce sta a stretto contatto col fondo. Quindi per stare a contatto col fondo possiamo starci in due modi: o con un ondulante molto pesante, quindi sicuramente facendolo cadere finché il filo non corre, quindi non va avanti, quindi quando proprio il filo si ferma il nostro spoon è a contatto col fondo. Quindi per stare a contatto col fondo abbiamo due modi: o avere uno spoon pesante, ok? La secondo modo è andare molto 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 lenti, perché questa cosa ci fa stare nella strike zone e abbiamo il massimo numero di catture, ecco. Adesso vediamo un po' come peschi. Allora, tra l'altro adesso... tu sei anche nel team program di Norris, esatto, no? Esatto. Vabbè, adesso non a caso abbiamo scelto un Norris, in questo caso è un Rooney da 2,8 grammi. Ok? Il colore è un colore che io utilizzo soprattutto in questo colore di acqua, quindi acqua velata, ok, nel quale abbiamo bisogno di mettere tanti bagliori di luce, ok, soprattutto perché la giornata è nuvola. Quindi banalmente faccio vedere quello che dicevamo prima, quindi il filo che non corre più, non mi esce più dalla bobina, lo vedo proprio che non corre. Una cosa che ci può aiutare è il filo colorato, in questo caso sì, fare anche un terminale più lungo, ok, e utilizzare un filo colorato come l'ester della Varivas. Quando non corre più, banalmente una cosa che faccio in questo lago, ok, quello di dare due o tre piccole gercatine, aiuta ad ottenere delle catture, esattamente. Smuovere il pesce lo attira. Poi dopo, logicamente, bisogna avere una canna molto sensibile,
ok? E al minimo movimento di vetta bisogna dare una piccola ferrata. Adesso stai recuperando abbastanza lineare. Esattamente. Una cosa che si può fare è, dopo un po' di numero di giri non si ha ottenuti un attacco, si fa ricalare lo spoon. Quindi su spoon pesanti questa cosa non si nota molto, ma su spoon leggeri spesso tendono a rialzarsi. Quindi una volta fatto ricalare, stessa identica cosa. Quindi ci si ferma, si riparte con qualche giarcatina. E si aspetta la mangiata. Eccola, l'ho sbagliata io. Spettacolo. L'unica cosa sai è il releaser? Sì. Vabbè, ho un triguadino. Grande Matteo. E già con uno spoon più grande, qui un grammo, no, 2 grammi, 2 grammi e 8, quindi si sono alzati un po' adesso. No, completamente sul fondo, un approccio differente da quello che avete tenuto voi fino ad ora. Vedi, perché qui le grandi intuizioni di chi conosce anche il posto e le sue trote. Esatto, soprattutto quello. Eccola. Grandissimo. Con questo Rune 2 grammi e 8. Ricordiamo che si è svolta una gara oggi, quindi sono trote già punte. Slamata nel recupero, ma ci sta. Ci riproviamo. E già, un'altra cattura è arrivata. Il filo cos'è su? Quello è un po' più. C'è su un Varivas, ma è un nylon. Ah, ecco, mi sembrava, infatti non era una mangiata da Ester. No, è un nylon quello. Che poi lo uso anche per crank, a volte in partenza. Sì. E con nylon slamo un po' di meno. Però perdi sensibilità. È un Varivas da 3,5 libbre, sì. Eccola. Spettacolo. Grande. Top. Di fianco di qua. Ecco il mio socio di oggi. Le perdiamo tutte. Però siamo qua per partecipare, per mangiare la salamella e la polenta. È finita. Allora, eccoli qua i due gemelli del gol. Ci giochiamo l'ultimo posto. Giochiamo insieme a testa. Grande Andrea Ganzi e Oscar Badini. Mamma mia, che bastonata! Qui c'è il mitico Gualandris, grande campione di Are e di Lucci. Ci proviamo. Guarda, dei campioni di settore. Eccoli qua, top, grandi, Andre, ragazzi, giorno. Super Ghiba, grande buongiorno. Shimano. E oggi facciamo un filmatino anche. Ma hai visto chi finisce? Se poi mangiato. Vedete? Ok.
Sì. Pari, giusto? 11 a 11. Tendi la canna che manca pochissimo. Ultimo turno di pesca con la Super Luca. Dovremmo essere terzi, vediamo come finisce. 20.000 punti per adesso. Pesce. Cinque a quattro, volevo perderlo. Dai, dai. Pesce. Pesce. Bravo Luca. Sì. Luca on fire oggi veramente. Finale, siamo in finale. Siamo in finale, 22.000 punti, quindi tanta roba. Mega recupero. Dai. Grande. Finale. Pesce. Pesce. Allora, i premi sono offerti da me e Varivas e me e Varivas. Grandissimi. Grandi. Grandissimi. PPV e Gigu. Quinti classificati, grandi ragazzi. Terzo. Sì, vabbè, sì. Se vuoi far terzo. Quinti. Ciao. Quarti classificati. Raffo e Alessandro Rossi. Bravi. Vai Raffo. Stefano, con noi? Certo, quando ci siamo invitati. Ci siamo invitati? Grandi quadri, bravissimi. Arriviamo al succo ora. Terzi classificati, Red e Angrani. Magneto. Red, va come corre. Più veloce Red, più veloce! Quello che sono oggi! Vabbè, anche prima ha dato lo spunto. Ragazzi, state qua per la foto del podio! Mica veramente! Di Piguru! Andiamo! Secondi classificati! Chi è lui? Zitti. Lessio e Menghini! Zitti. Un applauso! Bravi, bravi, bravi! Siamo meglio! Allora! Vedi? C'è Cappellino della Varivas! Una testa! Freccia da 40 euro e passa! Ok, un Ester e uno spunto, dovete scegliere, vuole. Questo è il mio colore preferito. Quello è quello che mi devo fare. Quale? Questo. Secondi? Sì. Grandi ragazzi. Secondi classificati. A posto? Bom, abbiamo finito così. Buon pranzo a tutti! Vincolo! Perché abbiamo anche il vincitore! Si può dire stravincolo! La gara della polenta! Viva Enrico! Viva Enrico! Abbiamo, venite qua! Cappellino! Grazie! Bravi falliti! Cappellino! Guadino! Treccia! Est! E pure un crank! Quanta abbondanza! Bravi falliti! Bravi! Bravi, primi classificati! Grazie!
La polenta! Adesso ci devi dare una mano. Ciao a tutti! E qui uno spettacolo. Ciao Red! Ci aspetta la polenta. Allora, vai. No, la bandola. Due volte piga le spine. Dove? Quando avete sperma di trovare la parte di. Grande! Grande! Super tavolata, fine gara! Ma quella con l'orgoglio! Buon appetito!